Allora, quella che vedete è la nuova carabina bolt action Saphir della Sabatti. Prima parliamo un attimo del nome. Saphir vuol dire zaffiro, e perché l'azione richiama un po' le superfici sfaccettate della pietra, ma soprattutto perché è un acronimo che vuol dire Sabatti All Purpose Hunting Italian Rifle. Quindi questo è l'acronimo della carabina. Abbiamo ritenuto di fare un'azione completamente nuova perché, benché la nostra azione, l'azione della Rover, che è universalmente conosciuta, fosse un'azione assolutamente affidabile, dopo quasi 40 anni cominciava a mostrare i segni del tempo, cioè era la tradizionale azione a due tenoni in testa derivata dal prototipo che è stato il Mauser, il K98. Quindi sentivamo la necessità di proporre un'azione un po' più moderna, quindi abbiamo scelto un otturatore a tre tenoni, quindi con apertura a 60 gradi, quindi molto più veloce da gestire e da azionare, una carcassa in alluminio, quindi in questo caso Ergal, una canna intercambiabile ed un otturatore costruito in tre parti in modo che fosse completamente modulare. Questo vuol dire che la testina è intercambiabile, quindi possiamo passare dai calibri normali ai calibri Magnum. La manetta dell'otturatore è intercambiabile, smontando tutta la parte posteriore la manetta può essere sostituita, quindi possiamo avere e in futuro le avremo delle impugnature, delle manette di tipo diverso a seconda dei mercati di destinazione, ma anche per esempio un'impugnatura di tipo tattico su cui possono essere avvitati tutti i tipi di impugnatura che sono presenti sul mercato, e ce ne sono a centinaia, quindi per soddisfare qualsiasi esigenza ai tiratori e dei cacciatori. Questa carabina ha la particolarità di avere la picatinny integrata nell'azione. Quindi, questo può sembrare poca cosa, ma è estremamente importante per il cacciatore avere la picatinny già perfettamente allineata con la canna. Questo non vuol dire che nessuno si deve preoccupare di avere le basi giuste, di avere le basi avvitate correttamente. Quando si monta il cannocchiale non c'è problema, il cannocchiale ce lo troviamo già perfettamente allineato. Questo inoltre dà un aspetto particolarmente grintoso all'azione, che non guasta. A differenza delle carabine Rover, che venivano prodotte sia con il serbatoio fisso che col caricatore, questa verrà prodotta solo con un caricatore estraibile. In questo caso è previsto solo il caricatore da tre colpi, ma saranno presto disponibili caricatori di capacità maggiore. In Italia ovviamente saremo limitati ai 5 colpi previsti dalla legge. Ecco, per quanto riguarda invece la calciatura, presentiamo la calciatura in polimero tradizionale. Certamente a breve termine avremo delle calciature in legno, delle calciature in polimero tumble, e probabilmente nel corso dell'anno verrà presentata anche una calciatura di tipo tattico. Per quanto riguarda le carabine da tiro, vedremo se anche quest'arma sarà adeguata a questo tipo di utilizzo. La particolarità di questa calciatura è la copertura in soft touch grigio di tutto il calcio, tranne dove ci sono le zigrinature per impugnare l'arma. Quindi un'impugnatura sia dell'asta che del grip molto confortevole, ma nello stesso tempo sicura, mentre tutto il resto dell'arma, essendo ricoperta un materiale, una speciale vernice soft touch,
è molto morbida ed è molto confortevole da utilizzare.